Emozioni, dei ricordi ma anche dei brividi e delle tensioni, comincia con il saluto del vecchio capitano ai suoi vecchi tifosi. Ringrazio il presidente, l'allenatore Mazzone e Marocchi che mi hanno dato la possibilità così di fare il capitano qui all'Olimpico con la maglia Bologna, perché praticamente stava a significare che il vecchio capitano passava le consegne al nuovo capitano della Lazio Canesta. Il campionato e lo scudetto si giocano su due campi, l'Olimpico e il delle Alpi. Paure, stress e carica emotiva si intrecciano tra Roma e Torino. Nello stadio della capitale è la squadra ospite, il Bologna dell'ex Signori, ma anche del rivale dal cuore giallorosso Mazzone, a scrivere il primo thriller della giornata, con lieto fine per i biancocelesti soltanto grazie alla intuizione di Marcheggiani sul tiro di Ingeson. La risposta laziale non è da meno, ma nella trama del film subentra un personaggio che modifica il copione. L'arbitro Boggi, su segnalazione di un suo collaboratore, annulla il gol di ieri per presunto fuorigioco di Mancini. Roba da mangiarsi la maglietta. La pellicola scende di intensità anche perché i protagonisti appaiono troppo concentrati. Uno degli attori principali, Beppe Signori, sembra travolto dalla nostalgia tanto da far pensare che abbia dato ragione al suo ex patron Cragnotti, che in settimana lo aveva invitato scherzosamente a mettersi una mano sulla coscienza. Ma la Lazio, se non nel gioco quantomeno nell'organico, ha uomini per risolvere da sola i suoi problemi, e così Almeida, osannato dai beniamini per i chilometri che macina in campo, mostra anche inedite doti da realizzatore. Uno strano boato del pubblico fa pensare ad un pareggio della Juventus con il Milan, ma sono solo illusioni ottiche e sonore, effetti speciali. Il colpo di scena potrebbe offrirlo Simutenkov, da pochi minuti subentrato a Signori, ma il suo tiro va a stamparsi sul palo. Dunque, niente omicidio, solo tanta paura, qualche sudore freddo, divertimenti di un regista che ama il brivido. Anzi, proprio per evitare pericoli al cuore biancoceleste, ecco il finale con Vieri che chiude in bellezza, come in ogni buon film americano che si rispetti. I protagonisti sono tutti felici, anche i perdenti. Ma a me è sufficiente aver ritrovato il Bologna, perché ultimamente la partita in casa col Cagliari e la partita a Salerno, onestamente devo dire che era tutto meno che il mio Bologna. Oggi ho rivisto la squadra, ho rivisto cose importanti, ecco. Chi ha vinto comunque non si illude che sia finita qui. Il vero finale del film è ancora tutto da scrivere. Ma forse è più difficile perché abbiamo anche la Coppa, finale Coppa delle Coppe. Però preferisco giocare questa finale Coppa delle Coppe perché è una bellissima cosa. E saranno 8-9 giorni di grande impegno. Bello.